Ed eccoci arrivati all'ultimo video della mia sfida 365. 365 giorni fa ho deciso di intraprendere una sfida che era più grande di me. La sfida consisteva nel pubblicare per 365 giorni consecutivi un video su YouTube. E si trattava davvero di una sfida più grande di me, perché veramente era una cosa un po' fuori testa, francamente. L'idea di dire adesso per un anno, per 365 giorni, pubblicherò un video su YouTube, e come farò a trovare tutte queste cose da dire, come farò a trovare il tempo per farlo, chi me lo fa fare, perché ho deciso di fare una cosa così folle come pubblicare un video su YouTube per un anno intero, una volta al giorno, per 365 giorni consecutivi. Quindi era veramente una sfida che andava al di là di quelle che pensavo che fossero le mie possibilità, le mie capacità. E devo dire, tante volte in questi 365, in quest'anno, ho pensato di fermarmi. Ho pensato di dire, ok Marco, è abbastanza. Marco, non ce la faccio più. Marco, perché continui a fare questa cosa? Basta, hai già fatto 50 video, hai già fatto 100 video, hai fatto 150, 200, 250, 300 video. Davvero vuoi arrivare fino a 365? Davvero continuare ad andare avanti? Però, nonostante tutti questi pensieri, tutte queste idee, non mi sono fermato. Sono andato avanti. Giorno dopo giorno ho continuato a fare i video. Anche se ero stanco, anche se non ne avevo voglia, anche se magari quel giorno lì avrei voluto fare un'altra cosa, non mi sono fermato. Ho continuato giorno dopo giorno, per tutti i 365 giorni, a pubblicare un nuovo video su YouTube. Fino ad arrivare a questo video qui, al video 365, l'ultimo video. E quindi cosa ho imparato in quest'anno, in questi 365 giorni di video? Beh, ho imparato tante cose, sono tante esperienze che ho avuto, difficile riassumerle in 5 minuti, però una delle cose che è avvenuta in questi 365 video pubblicati è che ho conosciuto meglio tutti voi, ho conosciuto meglio le persone che mi seguono. Dai commenti, dalle centinaia, migliaia di interazioni che ho avuto in quest'anno con tutti voi, commenti positivi, commenti meno positivi, video che sono piaciuti di più, video che sono piaciuti di meno, video che si sono propagati sui social, ho scoperto di più che cosa vi interessa, che cosa piace al mio pubblico e comunque ci siamo conosciuti meglio. Quindi è stato un bellissimo anno di interazione con tutti quanti voi. E non solo ho conosciuto meglio voi, il mio pubblico, ho conosciuto anche meglio me stesso. Un viaggio di questo tipo, pubblicare 365 video, è un po' come fare un lungo viaggio in giro per il mondo. Quando si torna non si è più gli stessi. Ho imparato a conoscere quelli che sono delle capacità magari che non pensavo neanche di avere nel momento in cui ero di fronte a difficoltà, non sapevo se pubblicare un video, se ce l'avrei fatta, e ho imparato anche a conoscere quelli che sono i miei limiti, momenti di difficoltà, momenti in cui magari sto per gettare la spugna. Ho imparato a conoscere meglio me stesso. E alla fine la cosa più importante che ho imparato in quest'anno, dandomi una sfida di questo tipo, è che qualunque vetta può essere raggiunta, basta non mollare. Basta non fermarsi. Perché ho deciso di fare questa sfida? Beh, uno dei motivi, ci sono tanti motivi, ma uno dei motivi per cui ho deciso di fare questa sfida è perché ho voluto lasciare un'eredità. In questa fase della mia carriera, in cui sono estremamente produttivo, estremamente creativo, sono in una fase in cui il mio business sta fiorendo, ho tante idee, ricevo tanti input e quindi ho tante cose di cui parlare, ho un seguito che via via va crescendo, ho voluto lasciare un segno, ho voluto lasciare un'eredità, ho voluto lasciare un qualcosa che rimanesse anche dopo che io non sarò più in questa fase del mio business, io non sarò più in questa fase della mia attività, anche dopo che magari io non ci sarò più, ho voluto lasciare qualcosa di questo momento, di questa fase della mia carriera. Ho voluto lasciare un'eredità. E quindi ciò che vorrei dire a tutti quanti è grazie, grazie. Grazie a tutti voi che mi avete seguito, che avete continuato a guardare i miei video in quest'anno e che magari continuerete a farlo nei mesi futuri, negli anni futuri. Grazie anche al mio team che mi ha aiutato durante tutto quest'anno a pubblicare, stando dietro le quinte, pubblicare tutti questi video sul web. E quello che voglio dire a tutti quanti è che continuerò a pubblicare, non è che smetterò, semplicemente lo farò con meno frequenza, non continuerò a pubblicare un video al giorno, adesso probabilmente mi prenderò un periodo di pausa, poi magari ricomincerò a pubblicare con cadenza, non so, per esempio settimanale, qualcosa del genere. Quindi ricorda,
qualunque vetta può essere raggiunta, basta non fermarsi. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.